bagnati. Oh, vabbè, non importa. Per questo canale, questo ed altro. Smettete di dire cazzate. Ciao ragazze! Allora, oggi torno con un nuovo video, questa volta un video tag. Questi video che andrete a vedere, presumo, saranno video che io sto registrando non nel momento in cui poi lo vado a caricare. Io generalmente carico video che registro magari una giornata prima o comunque la giornata stessa, però siccome sabato appunto partiamo per l'Italia, ci tenevo a non lasciare il canale vuoto, ma a farvi vedere qualche video, tenervi compagnia e leggere i vostri commenti e di conseguenza penso che appunto andrò a caricare dei video, li metterò in privato e poi ve li renderò pubblici man mano che passano i giorni, proprio per non lasciarvi abbandonate, perché sono sicura che a voi mancherebbe troppo la mia bella facciozza con i miei bei capelli disuguali. Comunque, questo qua è un video tag che mi è stato richiesto, tra virgolette, da Elisa. Mi è stato richiesto in privato, nel senso che lei mi ha detto che aveva visto questo tag da una ragazza, adesso non mi ricordo, non mi sembra tu mi avessi detto il nome, perdonami, nel caso scrivilo qua sotto. E appunto mi ha detto che secondo lei sarebbe stato carino se l'avessi registrato anch'io, vedere io come la penso, cosa, diciamo, come espongo le mie risposte. Il tag in questione è Happy Tag, quindi il tag sulla felicità. Io non avevo ne mai visto nessun video, nessun tag quindi nessun video di questo tag. Come ve l'ho detta, non si sa l'italiano ogni volta. Però ho scritto su YouTube Happy Tag e mi è uscito il video di Annalisa Superstar, che saluto, ma non vedrà mai questo video. Io seguo spesso lei, non seguo tutti quanti i suoi video perché naturalmente non ho tempo di guardare tutti i video di tutte le persone che mi piacciono, però seguo spesso appunto il suo canale, sono iscritta a entrambi i suoi canali, quindi metto comunque i suoi canali nell'info box perché sto prendendo le domande dal suo video. Ma se devo essere sincera, non ho guardato il suo video proprio perché i tag non mi entusiasmano più di tanto. Comunque parto subito perché Gaia si deve svegliare. Allora, c'è una ricetta per essere felici. Allora, oddio, non manco letto le domande prima, quindi andiamo male perché mi sa che tipo ci metterò 2 ore per rispondere alle domande. C'è una ricetta per essere felici? No, secondo me non c'è una ricetta per essere felici. Secondo me, per essere felici bisogna essere felici internamente, quindi con se stessi. Bisogna essere in pace con se stessi, di conseguenza, secondo me, si è in pace con il mondo, si è in pace con le altre persone e quindi si è felici anche con le altre persone. Se non si è felici con se stessi, anche quando si è da soli, secondo me non si riesce ad avere la felicità. Quindi, non saprei darvi la ricetta per essere felici, però la ricetta per essere felice per me, quindi comunque il mio modo per essere felice, comunque per cercare di riuscire a prendere tutto in maniera positiva e non farmi abbattere, tra virgolette, anche se comunque sono umana anch'io e non sempre sono così felice o comunque così sorridente come magari appaio in video molte volte, ma è quello proprio di sorridere. Sorridere alla vita, sorridere, vedersi sorridere, ricordarsi di sorridere e ricordarsi quando si è tristi come si è da felici. Perché secondo me solo così appunto si riesce davvero a vedere la vita con un altro punto di vista, quindi sotto un altro punto di vista. Però se devo dire che ci sia una ricetta per essere felici, no, purtroppo io non la conosco. So la ricetta per cercare, o comunque cerco di attuare una ricetta nella mia vita per cercare di essere sorridente, quindi per cercare di prendere il buono da quello che viene durante la giornata. Quando sei felice, mangi di più o sei inappetente? Allora, dipende. Dipende perché allora io generalmente mangio quando sono giù di morale, nel senso che se sono triste, quindi non arrabbiata, perché se sono arrabbiata mi si chiude lo stomaco, o comunque se sono incavolata per un motivo serio mi si chiude lo stomaco, non riesco a mangiare. Se sono triste, delusa, pensierosa, agitata, ansiosa, mangio sì. Dipende, mangio dolce, mangio salato. Se sono felice, dipende dalla situazione, perché se è una felicità estrema o comunque una felicità proprio di pancia, no, nel senso che non mi viene da mangiare. Se invece è una felicità legata alla convivialità, legata
al dover, non lo so, condividere qualcosa con qualcuno, sì, perché vedo nella cucina o comunque nel condividere un pranzo piuttosto che una cena, piuttosto che qualsiasi altra cosa, anche semplicemente uno spuntino, un aperitivo, come un connubio perfetto di rendere felice ancora di più quel momento. Quindi dipende, le mie risposte non sono risposte, ci stiamo rendendo conto. C'è stato un momento in cui hai pensato che fosse impossibile essere felici? Sì, c'è stato, c'è a volte, perché sono sincera, nel senso che non sono la persona più felice di questo mondo, assolutamente, nonostante io abbia delle cose nella mia vita che mi rendono la persona più felice di questo mondo, però non lo sono giorno dopo giorno, cioè non lo sono costantemente. Ci sono stati parecchi momenti che mi hanno portato a pensare di non riuscire a vedere una felicità. Momenti portati dalla famiglia, quindi ancora il periodo in cui ero a casa, problematiche familiari che mi hanno fatto vivere dei periodi in cui pensavo davvero che la felicità non esistesse. E non voglio entrare nel particolare perché sono davvero cose molto personali e che sicuramente non mi va di mettere su YouTube, ma non perché io non mi fidi delle persone che sono iscritte al mio canale o perché io pensi chissà cosa, però appunto sono su internet e nonostante io abbia un canale piccolo con una cerchia ristretta e con visualizzazioni piccole, non si sa mai dove può andare a finire. Poi comunque sono davvero cose personali. Quindi sì, il periodo in cui ero a casa ci sono stati più periodi in cui la felicità davvero mancava e ho passato periodi a piangere, a piangere, a piangere, a piangere, di nascosto, senza far sapere niente a nessuno, senza cercare di gravare sulla situazione che già di per sé era dura. Ci sono stati anche periodi dove pensavo che la felicità non arrivasse anche da quando. No, no, Allora, no. ragazze, non so dove ero rimasta perché ho avuto problemi col cellulare, pensavo si fosse spento, invece si è spento solo il flash, ma va benissimo così perché mi stava dando fastidio. Comunque, sì, ci sono stati appunto anche parecchi periodi qua in Germania in cui io ho pensato appunto di non riuscire a raggiungere più quella felicità che ho sempre auspicato, alla quale ho sempre auspicato, e ci sono stati periodi appunto anche molto recenti, diciamo così. Perché purtroppo alcuni momenti della vita, alcuni momenti della giornata, alcune situazioni mi hanno portato a pensare che una completezza, perché io mi ritengo una persona fortunata e felice proprio perché ho mia figlia, perché comunque non ho problemi di salute gravi, non ho situazioni che mi affliggono dal punto di vista proprio pesante, quindi da un punto di vista magari medico, da un punto di vista di salute, da un punto di vista, diciamo, un pochino più problematico, però ci sono altre situazioni che mi hanno portato appunto a pensare di non riuscire mai a raggiungere quella pace e serenità che invece vorrei. Poi, racconta tre momenti felici della tua vita. Vabbè, allora, sicuramente quando ho scoperto di essere incinta è stato uno dei momenti più felici della mia vita. Il parto, lo so, sono cose banali, però è così. Per me Gaia è davvero la felicità che è arrivata proprio come un fulmine a ciel sereno nella mia vita, nella nostra vita. E il parto è un altro momento felice che io rivivrei miliardi di volte, perché nel dolore, la sensazione che io ho provato quando lei è nata, quando lei è uscita, quando lei cercava di uscire, è una delle sensazioni più belle che mi fa emozionare tantissimo e che non vedo l'ora di riprovare, anche se sarà una sensazione, un'emozione diversa, però proprio perché è uno dei momenti più felici della mia vita, quindi quello sì, il parto e il sapere di essere incinta, l'aver scoperto di essere incinta. E un altro momento felice della mia vita, momento felice, devo pensare bene perché ce ne sono tanti, però in molte parti, in molti momenti che diciamo si rivelavano felici, c'era sempre magari una vena di tristezza, una vena di malinconia, quindi comunque devo pensarci bene. È un po' come il film Inside Out, mi sembra, che ho visto con Gaia, ed è vero, quella morale è vero, nel senso che in qualsiasi momento felice c'è sempre comunque un'altra emozione che fa parte di quel momento. Quindi un terzo momento felice della mia vita. Oh, mamma mia, che difficile. Non ho idea.
Quando i miei genitori sono venuti qua in Germania a trovarmi, la prima volta io ero incinta, appunto, ed è stato uno dei momenti più felici, proprio perché era da tanto che non li vedevo e volevo fargli scoprire il mio mondo, volevo fargli scoprire dove vivevo, come vivevamo, e sì, è stato davvero un momento molto felice. Poi, qual è una piccola cosa che ti rende felice? Gaia. Che però non è una piccola cosa, perché è una grande cosa. Una piccola cosa che mi può rendere felice sono i piccoli gesti. Il ciao come va? Ciao come stai? Tutto bene? Come è andata la giornata? Sono davvero i piccoli gesti. L'avermi pensato, non lo so, sei uscita, sei uscito e lei mi hai pensato e mi mandi un messaggio perché hai visto un qualcosa che ti ha ricordato di me. Sono queste piccole cose che mi rendono felice. Sono davvero le piccole cose. Sembra tutta una cosa fatta, una cosa lì, buttata lì, però davvero sono queste le cose che mi rendono felice, perché altre cose non. Cioè, io mi non che mi accontento, perché poi sembra brutto, però per altri potrebbero dire ti accontenti di poco. No, mi rendo felice davvero con poco per altre persone, ma a me rendono davvero la persona felice le piccole cose. Quindi, appunto, anche semplicemente leggere un commento che mi lascia una ragazza o un ragazzo sotto. Vabbè. Ragazzo, una ragazza comunque in questo caso era per non fare distinzioni, no? Sotto un video che mi dice appunto mi hai strappato un sorriso, mi hai rallegrato la giornata o comunque appunto sei, ecco, quello che mi ha reso felice in questi giorni è vedere i vostri commenti ad esempio sotto il video delle domande, perché avete davvero capito e sono contenta di questo, della mia sincerità, nel senso che davvero mi faccio vedere per quella che sono, quindi speravo tanto che da questo canale uscisse questo e che non si pensasse che io fossi artefatta, perché è una delle cose che proprio non mi piace nella vita, la falsità, le bugie sono cose che io non tollero e non tollererò mai, non riesco a essere falsa e bugiarda e quindi non lo sopporto. Che cos'è per te la felicità? La felicità è la pace, è la pace interiore appunto con me stessa. E la felicità attraverso gli occhi di mia figlia e vedere lei felice, perché quando vedo lei felice anche io sono felice, lei è felice se io sono felice, quindi per me la felicità in questo momento è la mia famiglia, è mia figlia e sono i miei genitori, vedere che i miei genitori sono soddisfatti della propria figlia. È davvero la felicità, non saprei come descrivervela. Perché per me la felicità è davvero un qualcosa che è sempre lì a portata di mano, però molte volte rischiamo di perderla o peggio ancora rischiamo di rovinarla. Perché molte volte mi sono resa conto e mi rendo ancora tutt'oggi conto, perché comunque purtroppo non sono perfetta, appunto, e secondo me non esiste nessuno di perfetto al mondo. Mi rendo conto che molte volte rovino io con le mie stesse mani i piccoli momenti felici che magari possono esserci nella mia vita. E quella cosa che appunto riesco a toccarla per un secondo, però poi mi si sgretola tra le mani proprio perché a volte non riesco ad essere a pieno in pace con me stessa e di conseguenza a volte questa felicità che tanto bramo e che tanto voglio e che tanto cerco di fare inserire nella mia quotidianità, a volte non c'è. Però per me la felicità è questo, è quel qualcosa che cerchi sempre di raggiungere mettendoci tutte le forze, cercando appunto di appigliarti a tutte le cose belle che hai nella tua vita, nella tua giornata, nella tua mattinata, in qualsiasi momento, proprio per cercare comunque di riuscire ad avere sempre un sorriso. Nonostante le cose vadano tutto male, cerco sempre comunque di trovare un qualcosa che mi possa far mantenere il sorriso sulla faccia. Quindi per me la felicità è proprio essere in pace e essere. E prendere la vita sorridendo e alzarmi al mattino con la voglia di sorridere. Infanzia, adolescenza o età adulta, qual è l'epoca più felice? Età adulta senza ombra di dubbio. Vabbè, l'infanzia sì, l'ho passata anche felicemente. L'adolescenza no, per niente, odiosa, cioè dal punto di vista anche personale, quindi familiare, dal punto di vista sociale, no, ho odiato l'adolescenza con tutta me stessa. L'infanzia, io vabbè, ho avuto abbastanza un'infanzia felice, non. Diciamo che ho avuto un'infanzia allegra, amata,
però con problemi che mi hanno portato comunque a non essere felice sempre al 100%, anche da piccola. L'età adulta è sicuramente la mia età più felice, sempre però con qualche rammarico, più che rammarico, con qualche, neanche delusione, con qualche dispiacere, ecco sì, un qualche dispiacere c'è sempre. Secondo me l'inquadratura è storta da paura. Hai paura di essere felice? Mamma, che domande, Elisa! Ma ti Non ho paura di odio! essere felice, perché vorrei essere felice davvero. Vorrei davvero che questo sorriso che voi vedete fosse davvero sempre presente 24 ore su 24. Quindi sì, non ho paura di essere felice. Però dall'altro canto, come dicevo prima, non so se si è spiegato perché un pochino ha arzigogolato il mio pensiero, a volte non riesco ad essere felice causa mia molte volte causa anche di altre persone, perché comunque non è neanche giusto ogni volta prendersi le colpe per tutto. Paura di essere felice? No, perché ho davvero voglia di essere felice, però paura di non riuscire ad essere felice, sì. Sempre per il discorso arzigogolato che ho appena fatto, di cui non si capirà un emerito cippolo. Hai mai lottato per essere felice? Se sì, quando? Sì, ho lottato tante volte per essere felice. Ho lottato tante volte in casa, quindi nel periodo in cui abitavo ancora con i miei, nel periodo in cui andavo ancora Ho al liceo, lottato anche da quando sono qua in Germania con il mio compagno, contro tutte le situazioni che abbiamo avuto contro. Abbiamo lottato insieme, a volte ho lottato da sola, a volte ha lottato da solo, però sì, lotto costantemente per essere felice. Lotto anche se molte volte purtroppo mi lascio andare. Avevo pubblicato un po' di tempo fa una foto della luna su Instagram che poi ho deciso di cancellare perché era stata travisata, ma per alcuni versi ho voluto proprio cancellare perché non volevo che si pensasse. Ero entrata un po' troppo nel personale e comunque non voglio entrare così nel personale. Stata presa dal momento, era sera tardi, era un periodo appunto poco piacevole e avevo detto appunto che molte volte mi ricordo in quelle frasi, in quella frase quella foto che avevo detto che molte volte diciamo che mi lascio andare perché cerco di aggrapparmi in tutti i modi, con le unghie, con i denti, con qualsiasi cosa per riuscire a raggiungere quel pizzico di felicità, però poi crollo e vado a fondo con le mie stesse mani, quindi affondo nell'acqua, diciamo così, come una pietra. E quindi sì, purtroppo lotto costantemente per essere felice. Continuerò a lottare costantemente per essere felice, anche se so che ci sono persone che nella vita lottano molto di più di me per essere felici, per cose molto più importanti. Quindi a volte è per quello che proprio dico: ma cosa stai facendo? Cioè, ma perché ti devi rovinare con le tue stesse mani quando nella tua vita tu hai tutto? Hai una famiglia, hai un compagno, hai una casa, hai uno stipendio, hai tutto, non hai problemi di salute. E quindi cosa fai? Perché ti remi contro? Quindi sì, lotto, però purtroppo penso che nessuno di noi riesce ad essere effettivamente felice al 100% per come intende la persona stessa la felicità. Mamma mia, Elisa, è un video davvero difficile. Io che cosa... La felicità è gratis o ha un prezzo? È gratis. La felicità per come la vedo io, la felicità è davvero gratis. Ce la costruiamo con le nostre mani e appunto la distruggiamo da soli, quindi è gratis, non ha un prezzo la felicità. La felicità dipende proprio da noi, dalle nostre azioni, dalle conseguenze che le nostre azioni hanno sugli altri, perché secondo me la felicità dipende anche molto dalle conseguenze che ha sulle altre persone, perché se noi siamo felici, molte volte possiamo rendere infelici qualcun altro, quindi bisogna sempre molto ponderare le situazioni, le decisioni, i comportamenti, le azioni, le parole scritte, perché anche appunto su internet bisogna fare molta attenzione perché si può rendere una persona felice come appunto io posso essere felice nel leggere i vostri commenti, ma allo stesso tempo rendere una persona distruttiva perché molti commenti sono distruttivi. Quindi secondo me è gratis, ma
purtroppo, proprio quando le cose sono gratis, sono quelle alla quale diamo meno importanza, perché tanto sono scontate e quindi a volte non si dà la vera importanza che ha, perché essere felici nella vita è una delle cose alla base, secondo me, della serenità di una persona. Però appunto è come un gatto che si morde la coda, perché se non si è felici non si è sereni, ma secondo me se non si è sereni non si è neanche felici. Quindi è un po', diciamo, un paradiso alla quale attingere, ma dalla quale alla fine non si attinge mai. Cioè, un disastro, mio video sarà. Fai un augurio di felicità e tagga chi vuoi. Fai un augurio di felicità. Un augurio di felicità che vi posso fare è quello davvero di essere in pace con se stessi, di riuscire ad accettarvi, a migliorarvi, anzi ad accettarci, a migliorarci, ad accettare gli altri e a cercare di donare sempre quel qualcosa di noi che è più bello e più limpido alle altre persone. E vi auguro davvero e mi auguro davvero di riuscire a raggiungere quella pace interiore. Che mi possa permettere di raggiungere quella felicità che davvero è chiamata felicità con la F maiuscola. Io taggo Erika e Rossana e principalmente lo faccio per Erika, ma tu sai perché. Mamma Alessia, naturalmente, Raffaella, quindi mamma.2015. Poi chi posso taggare ancora? Mami Crea, se ha voglia di farlo, non lo so. E poi basta perché sennò taggo tutte. Perché per me le persone che fanno video che seguono il mio canale possono farlo tutte. Però ci tenevo a dirlo appunto di Erika, di Alessia, di Raffaella e di Serena perché sono persone con la quale appunto ho stretto un contatto e quindi ci tengo che lo facciano. E niente, se vi va, se non lo fate, non vi ammazzo, non vi preoccupate. Basta, vado dentro perché secondo me Gaia si è svegliata. Un bacione, ciao!